Una delle novità allo stand Peugeot è sicuramente il Tweed Paris. Da cosa lo riconoscete? Beh, anzitutto dallo skyline della città francese sul parabrezza di serie. Poi dagli adesivi sullo scudo e laterali. E per le ragazze c'è una bella sorpresa, una borsa in canvas. Oltre anche al bauletto posteriore, sempre di serie. Beh, se invece volete valorizzare il vostro dark side, lì, proprio a un passo, c'è il Tweed Double Black, nero come la notte, ma sempre 125. Beh, ai 14 anni più sportivi è dedicato lo Speed Fight 4, in questa versione dark side. Due volendo le scelte, o raffreddato ad aria o a liquido, ma sempre monocilindrico da 50 cc. Interessante a questo proposito la dotazione di serie, che comprende un utilissimo supporto per lo smartphone e, guardate bene, anche una presa USB. Mica male, eh? Sotto sella invece trova posto un casco integrale e anche la presa 12 volt. Meglio di così. Per rimanere in tema del Total Black, ma questa volta opaco, c'è il Django S. Come lo riconosciamo? Beh, ovviamente dalla colorazione, ma anche da tanti piccoli dettagli, come la S, che sta per Sport, e per esempio la maniglia cromata dietro la sella. Ovviamente il Django offre tantissime possibilità di personalizzazione, e questa parete qui davanti a noi ci dà qualche esempio. Dal colore, passando per esempio per i decal, al rivestimento della sella, insomma, chi più ne ha più ne mette. Accanto ai molti scooter che compongono la gamma Peugeot, equipaggiati da classici motori termici, allo stand francese dell'ECMA 2015 ovviamente c'è spazio anche per una proposta di mobilità alternativa. Sto parlando del Peugeot Ganze 2.0, variante francesizzata del Mahindra Ganze, uno scooter elettrico che consente una velocità massima di 45 orari e di un'autonomia complessiva di 50 km. Se esaurite la batteria dovrete aspettare circa 3 ore e mezza prima di arrivare al 90%. Particolare, nonché agile in città, il cerchio da 16 pollici, proprio come gli scooter tradizionali.